Si è parlato tantissimo all'Aquila della riattivazione del tapirulan di collegamento tra il terminal Natali e la piazza, così come delle condizioni a 14 anni dal sisma dell'auditorium progettato da Renzo Piano. Ora, grazie a fondi della ricostruzione dell'ufficio speciale, sarà possibile fare manutenzione sul tappeto riattivandolo. C'è già il progetto, ma va fatto l'adeguamento dei prezzi e quindi dopo si individuerà l'operatore economico per la progettazione esecutiva e i lavori, così come sull'auditorium. Oggi la sottoscrizione del documento tra il Comune e l'USRA. I tempi saranno stretti perché si è già in una fase avanzata. Per l'auditorium è stato nominato RUP, andranno affidati ora ai servizi tecnici per la progettazione. Entro la settimana, a fine estate, si vuole bandire la gara. Noi abbiamo lavorato silenziosamente, come siamo abituati a fare, senza annunci. Abbiamo recuperato le risorse necessarie nell'ambito dei fondi per la ricostruzione che ha l'ufficio speciale. L'ufficio speciale che sarà anche soggetto attuatore di questi due interventi. Per quanto riguarda il tapirulan che collega il terminal Natali a Piazza Duomo, abbiamo già un progetto esecutivo, quindi procederemo in tempi rapidi alle attività di affidamento dei lavori. Per l'auditorium bisognerà prima affidare i servizi tecnici e poi procedere a una manutenzione straordinaria abbastanza importante ed impattante. L'USRA sarà stazione appaltante in una collaborazione ormai consolidata che ha permesso di reperire circa 3 milioni di euro spalmati sui due interventi a metà. Si tratta di cospicue risorse perché l'auditorium ha bisogno di lavori anche sulla copertura e sugli impianti, così come sarà importante l'intervento sul tapirulan. Ad esempio l'intervento di riattivazione del tapirulan dal terminal Natali al centro storico della città, a nostro avviso è un intervento straordinariamente importante per la città, perché avendo riqualificato il centro storico vorremmo pure che questo centro storico venisse in qualche maniera liberato anche dalle autovetture, e quindi il tapirulan serve proprio a questo. Un altro intervento importantissimo è quello della riqualificazione e manutenzione programmata dell'auditorium Renzo Piano. Un architetto di fama mondiale ci ha in qualche modo omaggiato di questo intervento che necessita di alcuni interventi di manutenzione che faremo a strettissimo giro.